Sara Ferguson direbbe a Harry e Meghan di non ripetere i suoi errori. Secondo un esperto reale, si dice che il principe Harry, 37 anni, e Meghan Markle, 40, stiano seguendo un percorso simile a quello di Sara Ferguson dopo che si è separata dal principe Andrew. I Sussex sarebbero stati consigliati dalla duchessa di York di non ripetere i suoi errori, ha affermato un esperto reale. Sara Ferguson, conosciuta anche con il soprannome di Fergie, ha sposato il duca di York nel 1986, ma 6 anni dopo il loro matrimonio è finito in uno scandalo. Sara ha inviato onde d'urto attraverso la famiglia reale dopo che una serie di immagini compromettenti sono state rilasciate sulla stampa, poche settimane dopo aver annunciato la sua separazione dal principe Andrea. Nel 1992, una serie di immagini intime, scattate nella sua villa per le vacanze a St. Tropez, furono pubblicate sul Daily Mirror che mostravano Fergie che si faceva succhiare le dita dei piedi dal milionario texano John Bryan. La podcaster reale Gertrude Daly afferma che Harry e Meghan potrebbero dover affrontare sfide simili alla duchessa di York in seguito alle polemiche che ha causato negli anni 90, arriva dopo che i Sussex hanno annunciato che si sarebbero ritirati dagli incarichi reali di alto livello nel 2020. Gertrude Daly, che gestisce il podcast di Jer Royal, afferma che il duca e la duchessa del Sussex come Sara, stanno cercando di farcela da soli, diventando finanziariamente indipendenti, affrontano l'intenso esame dei media e un pubblico che li odia e allo stesso tempo li ama. Il commentatore reale ha detto al Daily Star, anche la duchessa Sara ha dovuto navigare nel campo minato di essere ancora una reale e avere un titolo, ma non essere più un HRH o una reale lavoratrice, e perdere i vantaggi che ne derivano. Afferma che Harry e Meghan potrebbero seguire un percorso simile a quello di Fergie anche se forse non consapevolmente, poiché entrambi sono stati privati dei titoli reali e potrebbero lavorare su progetti al di fuori dello studio.